Grazie a Dio è venerdì, perché così finisce la settimana, ce ne andiamo un poco, facciamo il weekend anche noi, però il venerdì ci porta anche Cesare Pluchino con la rubrica Mal Comune, che naturalmente ora ripigliamo, intanto ci sarà il Consiglio Comunale. Venerdì prossimo. Buonasera a te telespettatori, intanto. Poi magari andiamo in ferie, giusto Cesare? Che se dici? Non ci sono altre cose. Se non ci sono. Ma senti, a proposito di ferie, allora è passato un mese praticamente, no? Sì. Siamo esattamente a un mese. Ma questo rodaggio, secondo te, la Giunta lo ha fatto? Questa macchina ora cammina bene? No, secondo me stanno già pensando di cambiare la macchina. Ah, bella! Sono abbastanza avanti. Ma d'altra parte oggi nelle macchine moderne il rodaggio... Non ce n'è. Quasi non ce n'è. Ma che vuol dire? Spiegamelo questo fatto che vuole cambiare macchina. Perché praticamente l'argomento del giorno è la candidatura di Cassia alle prossime regionali. Cioè, manco abbiamo finito questa candidatura. Cioè, sono certi che quando sarà, fra 3 anni e mezzo, si dimetterà perché vuole affrontare. Forse anche prima, regionali. Non si sa mai, no? No, alla regione è difficile che si finisca prima, però... Forza Italia è nei guai, non si sa mai. Poi si andrà, quindi c'è in questo momento il quindi borsino... Quindi secondo te questa... Chi prenderà il posto di Stefania Campo, che peso potrà avere il PD Pernello Di Pasquale, c'è anche l'ipotesi... per il fatto della segretaria che è buttata tutta a sinistra, che qualcuno dice che qualche elemento del PD potrebbe spostarsi in un partito al centro, poi dappertutto si parla di questo partito al centro di cui tutti parlano, ma nessuno sa di che cosa tutti si tratta. Tutti vorrebbero questa nuova entità, sì, perché sì, anche, la sinistra è troppo anche a sinistra. Gaetano Mauro, che si è presentato all'elezione come paladino del civismo, la lista civica e cose del genere, Gaetano Mauro sul giornale, non che lo dico io, ha parlato che si deve fare un qualche cosa di centro, quindi significa che è pronto con le valigie in mano. Quindi Generazione già con la prima calura estiva sta squagliando come un gelato, perché se chi tu pensa già al centro, insomma, praticamente. Poi questo centro ho l'impressione che sembra un'arca di Noè, dove dovrebbero entrare da Cuffaro a Lombardo, a Renzi, dove possono entrare i fuoriusciti di Forza Italia, certo, la corrente di Miccichè, c'è tutta questa e sembra un'arca di Noè, dove gli animali politici. Naturalmente ci sono tutti, tutte le razze sono tutti affacciati sul bordo del ponte. Però praticamente io ancora non ho capito, perché per esempio tutti dicono dice Cassì con 22.000 voti, ma Cassì con 22.000 voti può fare una lista civica, cioè Cassì con 22.000 voti a Ragusa, ma si deve mettere intanto in una lista che prende il 5% a livello regionale. Vabbè che 22.000 aiutano a prendere il 5% come è accaduto a Bate con Cuffaro. Ma quelli che se ne intendono dicono che i 22.000 solo a Ragusa non sono determinanti per prendere il 5%. No, e ma aiutano. Ma poi Cassì, che se ne può dire in un partito, che se ne può dire? Di certo dicono che Fratelli d'Italia ha chiuso le porte, però io a questa chiusura di porte, sai, ci credo poco. Motivo per cui, perché ripeto, è la verità che... Ora, praticamente sono tutte destinate, poi naturalmente a ruota ci sono quelli che si sentono già candidati sindaci, come Gurriere per certo, esempio. Certo, perché questo tu dicevi... Non lo dico io sempre, lo dicono all'interno della giunta, attenzione, non sono pettegolezzi o illazione. Io riporto quello che dicono apertamente, ci sono testimoni perché lo dicono anche davanti a tante persone. Ma scusa, no, cose non è, di non è genere. Scusa Giuffrida, che già è stato indicato. Al momento, forse per questo fatto che Giuffrida è stato spinto a pressione, come la salsiccia dentro il budello, ha sollevato qualche... non desta estreme simpatie, perché praticamente... non lo fanno il favorito, il primo favorito per questa cerice, cioè, sì, ha preso i suoi 1.000 voti, ma non lo fa. Tutto questo scenario, però, io come ho detto, dove tutti si agitano
dove si parla anche di Mario D'Asta che potrebbe avere ambizione, dove si considerano non sopite le ambizioni di Giorgio Massari e cose di questo genere. Ci deve mettere alla fine in tutto questo bailam Iacono, che forse Giovanni Iacono, per il prestigio di cui gode e soprattutto per tutto il lavoro che ha fatto nei 5 anni precedenti, fra tutti come candidato sindaco sarebbe uno dei candidati migliori per sostituire, certo, eventualmente per esperienza e per tutto. Ma... però bisogna vedere, ripeto, questi disegni, queste ipotesi, però, Cesare, abbiamo... ipotesi debbono, scusami, possono avere spazio solo in un contesto di totale letargo di tutte le altre forze politiche, perché qua tutto parlano di fare sindaco, di fare candidato, devo dire, ancora si devono riprendere dalla batossa. Però siccome queste forze politiche per 5 anni hanno fatto pena come opposizione, i 5 anni che verranno non lasciano presagire tante cose diverse, anche se debbo registrare il segretario del PD Calabrese in un post ha dato dell'imbecille a chi critica le strategie di opposizione. Ci disse, lovateci mano. Ma se le strategie di opposizione sono quelle fatte finora e soprattutto le strategie di opposizione sono quelle attuate nella campagna elettorale, si presumono tempi bui per tutte le opposizioni. Però... c'è chisti che sono oggi i protagonisti in città e lo sono a buon diritto forte dei consensi che hanno avuto, chisti chiaramente possono fare quello che vogliono e ma possono ipotecare. Cesare, ecco, ma infatti Cesare, la domanda che avevamo fatto era... ma il rodaggio si è finito, tu ci cambiano la macchina, ma in questo mese è cambiato poco, perché gli assessori si stanno muovendo, sì, visto Burrieri si stanno muovendo fatto, solo per dei sopralluoghi, per dei sondaggi, che per degli interventi che dovuti e per fare vedere che fanno qualche cosa, perché poi ci sono assessori che si muovono da soli, comunicano e parlano da sole, assessori che hanno la badante perché dovunque vanno sono hanno il Giuffrida e onnipresente, se ne va pure all'intitolazione delle strade, strade. Là accanto al sindaco, perché lui secondo me ha cominciato la sua campagna elettorale, poi alla piscina a combattere che niente ci mandano solo a Simone del Grande, e alla piscina ci doveva andare Giuffrida, doveva spiegare 3 anni di totale caos nella piscina. E una città come Ragusa non può non avere una piscina. Tra le altre cose, se è vero quello che dicono, io una volta lo dissi e fui tacciato di follia, perché dice una piscina ha dei costi, dice già una una piscina, considerato che la piscina di Ragusa per gli anziani, per i bambini, per i corsi di nuoto, per la pallanuoto, per il nuoto, ora c'è quello, la danza ritmica nell'acqua, la pallanuoto e tutte queste cose. La piscina ha bisogno, cioè ce ne vorrebbe un'altra. Certo. E fra le altre cose, Ragusa. Almeno penso, olimpica. Ecco, ma Ragusa meriterebbe una piscina grande. Allora dici, invece di fare magari certe cose, si poteva pensare a migliorare certi servizi, cioè un impianto sportivo. No, perché poi quando ti mandano fotografie comunicate delle varie squadre, dalla piccola società di nuoto alla società di pallanuoto, ogni fotografia ci sono 100 certo, ragazzini, certo. Cioè è un settore come dove praticamente calcio, ci sono, se tu vai a vedere questi che si sono lamentati per il nuoto ritmo, che cosa del genere, c'era una folla enorme. Allora, queste certo, cose... Allora le mamme vogliono mandare i figli a giocare a calcetto, a fare... Cioè, tutti vogliono fare sport. Allora, quindi è una città che deve investire nello sport piuttosto che risparmiare per poter dire noi non abbiamo debiti. Però, siccome nel 2018, quando fu eletto Cassì, tutti pensavano che lo sport sarebbe stato messo al primo posto.
Invece lo sport non è stato messo al primo posto. E poi scusami, è vissuto del rendere. L'immagine è proprio brutta. Questo mi deve perdonare, non voglio dire nulla contro Mario Dast. Questo forse non è nemmeno Mario Dast, perché ma forse manco l'ha visto. Attiene agli impianti sportivi, agli impianti sportivi, però perdonate, questo che tu stai facendo vedere, la città, no, la città è piena di questa situazione, totalmente piena, rotatorie, il viale delle Americhe, poi in città c'è l'abbandono più completo, perché poi ci sono, se tu te ne vai per esempio al parcheggio del Palamenardi, dice, ma non c'è nessuno al parcheggio del Palamenardi. Però se uno ci va per fare una passeggiata al cane o per fare girare un bambino in bicicletta e cose del genere, cioè fa letteralmente pena. Il decoro è dimenticato. Senti Cesare, abbiamo parlato poco fa di Giorgio Massari, no? Che è un ruolo importante allo sviluppo economico. Lui ha detto sto vedendo. Sì, Giorgio Massari ha cominciato a fare un giro, senza dubbio la delega che ha è una delega molto importante, molto importante. Anche se pesante, perché dopo il baratro in cui è caduto lo sviluppo economico nei 5 anni precedenti per l'incapacità del precedente assessore, Giorgio Massari deve cominciare non da zero ma da sotto zero. Il discorso dello sviluppo economico, fra le altre cose, soprattutto in centro storico, è collegato a un discorso di urbanistica. Un discorso di viabilità, un discorso di vario. Allora, siccome non sembra che ci siano le idee chiare, perché per esempio l'altro ieri uno ha scritto sui social, oggi i social sono diventati come il Gazzettino di Sicilia la mattina, uno ha scritto per esempio a Ragusa mancano i posteggi per le motociclette, dice, voi dite che si deve non usare il mezzo proprio, la macchina e cose del genere, dice, non ci sono parcheggi, fra linee gialle, linee blu, linee bianche e cose di questo genere, dice, non ci sono cose. Allora, se uno parla vuol dire che ce l'ha con l'assessore. Un assessore nuovo dovrebbe risolvere soprattutto queste cose, cioè dovrebbe occuparsi di tutte le cose che non funzionano, poi se non funzionano per colpa del vecchio assessore, per colpa della vecchia amministrazione, certo, cose del genere, però dovrebbe, diciamo così, risolvere queste cose. Per esempio, mi permetto di dire, la giunta, il sindaco è insediato da un mese, gli assessori è insediato da me. Il primo problema che dovrebbe essere messo sul tavolo è quello del parcheggio di Ibola. È ancora quello. Non se ne parla, non se ne parla completamente. Non se ne parla mai completamente. Ora speriamo in Simone De Grandi, perché la Club House, però e dipende sempre dai lavori pubblici, la Club House dell'impianto di Via delle Sirene, è tanto vantato e tanto cosa, a che punto è? Il centro storico, i lavori del lungomare Andrea Doria, quelli ci stanno finendo. No, calma, hanno detto solo abbiamo allargato la sede stradale per hanno passeggiare. Detto che sono, il sito ha mandato un comunicato, ha detto stiamo finendo. La zona a mare, la rotonda, cose del genere, manco per finire lui. Ho l'impressione, poi mi posso sbagliare, benvenga. Speriamo. Però dico, tutte queste cose, per esempio, siamo a stagione iniziata, non si parla di docce, non si parla di pedane, non si parla di parcheggi, non si parla di ZTL. Certo. Poi andrà a finire che ora, il 22 luglio, 10 giorni prima del caos totale, diranno domani c'è un semaforo, accendiamo, c'è una ZTL e cominciano ad ammannare tabelle, cose e chi sta che dà. Cioè, allora praticamente i problemi sono questi. E l'estate lo sappiamo che veniva, non è che ci siamo improvvisamente. Ma tutte queste cose, ma il problema è che siccome da marzo hanno fatto campagna elettorale, certi assessori come Ciccio Baron non erano più assessori e cose del genere. Allora ci sono tutte queste situazioni, tipo il verde pubblico, il decoro, per esempio Villa di Ibla, erano imminenti lavori alla Villa di Ibla, della Villa di Ibla. Non se ne parla comunque, completamente. Cesare, dobbiamo chiudere, però chiediamo per favore di fare la scerbatura, pulire, perché quasi tutta deve perdonare, la città io mi permetto completamente... di dire, la scerbatura è un problema che a Ragusa non si risolverà mai.
Però c'è questo problema, non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Poi chiaramente per il mare molta gente aspetta che tutto venga sistemato per dare a Maria di Ragusa quel taglio turistico residenziale che alla vabbè, fine ormai la Maria gente... di Ragusa vabbè, è inevitabile, ormai Marina di Ragusa è sottratta ai residenti, ai villeggianti, è diventata località turistica balneare, fra le altre cose. Però neanche molti tanto, scrivono, no, ma, però molti scrivono, ma non sai perché non diventa una località, ma neanche tanto, e qualcuno sembra se lamenta. Perché l'altro ieri una signora ha scritto che ci siamo andati per un Dio, il celebrato, il nubilato, a Taormina, abbiamo affittato un lettino, 6,50 euro. A Marina di Ragusa, due lettini, un ombrellone, sono 30 euro al giorno. Se te ne vai nelle pizzerie, una pizza normale è 12-13 euro e cose di questo genere. Altri posti sono posti di gran lusso, motivo per cui ho l'impressione che se ormai l'abbiamo buttata, però queste cose non ci sono. Io sono un appassionato, un tifoso, ormai non lo nego, ma il sindaco questo lo sapeva, e finisco con questo, mi diceva: a te piacerebbe un sindaco come De Luca? Se voi seguite la pagina di De Luca, si alza alle 7 del mattino, già alle 7 del mattino prende già il caffè a casa di sua madre e praticamente per tutto il giorno è all'opera. L'altro ieri ha preso provvedimenti per un chiosco di fiori che dal 1989 era stato autorizzato e non aveva mai pagato. Ora gli eredi intelligentemente lo hanno venduto. Chi l'ha comprato praticamente ha chiesto l'autorizzazione e non ha pagato niente, e fra le altre cose si è scagliato, questa cosa che dovrebbe fare Cassì, perché magagne ce ne sono anche a Ragusa, si è scagliato contro la funzionaria dell'ufficio SUAP, del sviluppo economico di Taormina, che era andata in pensione, era stata eletta consigliere comunale con il sindaco di prima Bolognari, e però si sedeva sempre al SUAP a sbrigare le pratiche. E questa signora che voleva tentare di difendere sto fatto, questo chiosco e cose del genere, chi l'ha sbeffeggiata in bolla. Le dirette di De Luca sono uno spettacolo. Sì. L'unica speranza che abbiamo è che qua Buscemi e Di Stefano ripercorrono le sue orme. No, non credo che sia così facile. Grazie Cesare Flughino, abbiamo buonasera detto a te, molto male oggi in questo comune. Andiamo avanti col telegiornale.